Slava, non so se lo sapete, deriva dai nostri nomi, Salvatore Lavigne, Antonio e Michelina, quindi siamo Salvatore Lavigne. Grazie mille. Allora, noi in quest'ultima relazione conclusiva parleremo di come operare dal punto di vista nutrizionale per prevenire e curare, diciamo, la sintomatologia di tutte quelle che sono le patologie del tratto gastrointestinale affrontate finora. Allora, il primo punto, diciamo, è l'esofago, quindi andiamo ad affrontare quelli che sono i disturbi motori dell'esofago. Cosa significa? Che l'esofago nel mandare giù il boccone non funziona bene per diverse motivazioni. O perché ci sono delle alterazioni neurologiche, come ad esempio un ictus precedente, una condizione di infarto, una sclerosi laterale amiotrofica, o perché abbiamo delle malattie muscoloscheletriche, quali la distrofia muscolare o delle miopatie infiammatorie, che determinano la disfagia orofaringea, quindi con l'incapacità dell'avanzamento del boccone dalla faringe all'esofago, accompagnata a fenomeni, eventualmente a fenomeni di aspirazione tracheobronchiale, quella che viene chiamata polmonitis meningitis, che è molto pericolosa. Quindi la disfagia, che corrisponde alla difficoltà di deglutire, determina necessariamente delle modifiche alle abitudini alimentari, che vengono fatte per prevenire appunto l'aspirazione con l'eventuale rischio della polmonite meningitis e per impedire che il bolo si arresti a livello faringeo e per evitare di conseguenza di dover intervenire per via endoscopica per appunto rimuovere questa ostruzione. Quello che viene consigliato sempre è l'assunzione di pasti piccoli, un ausilio di bevande, per utilizzare acqua che facilita la progressione del volo e rilassano la muscolatura, e ovviamente la masticazione deve essere quanto più corretta e protratta per sminuzzare quanto più possibile gli alimenti. Abbiamo assolutamente degli alimenti da evitare, quali quelli secchi, quindi crackers, queste biscottate che sappiamo tutti che alla fine hanno difficoltà proprio nello scendere giù, bucce di semi della frutta, componenti fibrose di carne, riso, frutta pascosa e soprattutto cibi con doppia consistenza, quindi come per esempio minestre in brodo, le fette biscottate nell'acqua, addirittura vedete in figura anche alimenti filamentosi come per esempio la mozzarella filante, mentre sono da consigliare gli alimenti a consistenza morbida, cremosa o semisolida, tutti quelli che formano un bolo, quindi un boccone omogeneo, scivolano facilmente, e per gli alimenti liquidi bisogna andare a valutare la capacità deglutitoria del paziente, perché esistono dei pazienti che hanno difficoltà nell'ingoiare i liquidi, nella deglutizione dei liquidi, e in quel caso bisogna utilizzare addensanti da mettere anche nelle creme, nelle zuppe, e utilizzare anche acqua gelificata. Passiamo al reflusso gastroesofageo, che poi il principale fattore di rischio è l'obesità. Vedete cosa succede in una situazione del genere? Abbiamo il grasso viscerale che preme sul diaframma e quindi fa salire tutto verso l'alto, andando a ridurre la capacità contenitiva dello stomaco, e quindi si può creare più facilmente questo reflusso. E quindi bisogna adottare necessariamente una corretta dieta per limitare o ridurre l'uso dei farmaci. L'intervento più determinante è la perdita di peso, e come per l'obesità si cerca di far perdere dal 7 al 10% del peso iniziale, ma ancora più precisamente c'è questo studio Hunt che dice che la riduzione dell'indice di massa corporea più di 3,5 unità determina la riduzione o l'interruzione dell'utilizzo dei farmaci. L'indice di massa corporea è quell'indice che ci determina peso, sovrappeso, obesità, eccetera. E vediamo come per tutte le malattie un aumento dell'indice di massa corporea ci determina un aumento dell'insorgenza di tutte le patologie. Tutto ciò che va evitato sono tutti gli alimenti che riducono lo svuoto, i tempi di svuotamento gastrico, quindi gli alimenti grassi, soprattutto gli alimenti animali, di origine animale, caffè, bevande alcoliche, bevande contenenti Coca-Cola e bevande gassate,
cioccolato e menta, perché allentano la chiusura dello sfintere esofageo inferiore, quindi il punto di contatto tra lo stomaco e l'esofago. Dobbiamo evitare aglio, cipolla, peperoncino e pepe e tutto ciò che è molto freddo e molto caldo. Ovviamente non esistono soltanto delle norme nutrizionali, ma abbiamo anche delle norme comportamentali, in quanto il fumo va evitato assolutamente, sempre per il discorso della chiusura, si allenta lo sfintere esofageo inferiore. Dobbiamo mantenere una postura eretta durante e dopo i pasti, non dobbiamo indossare abiti troppo stretti, fare pasti piccoli e frequenti proprio perché lo stomaco non deve essere troppo pieno, quindi se è troppo pieno è più facile la risalita. Mangiare lentamente, masticando adeguatamente, coricarsi almeno dopo 2 o 3 ore dopo aver consumato un pasto, perché ovviamente la posizione orizzontale può determinare una risalita, evitare sforzi fisici importanti dopo i pasti, e ovviamente, come abbiamo detto, perdere peso in caso di sovrappeso, ma soprattutto andare a ridurre quella che è la circonferenza addominale, che è quella che ci determina proprio l'obesità viscerale. Malattia celiaca ne è stato abbondantemente parlato, ripeto semplicemente che è un'enteropatia cronica, quindi che dura per tutta la vita, però è reversibile. Cosa significa? Che in presenza di dieta glutinata l'intestino ritorna normale, dovuta in individui geneticamente predisposti all'ingestione del glutine. Quindi per essere presente abbiamo bisogno del fattore esterno, ma anche della predisposizione genetica. L'unica terapia è la dieta priva di glutine, ma dobbiamo fare molta attenzione, perché eliminare il glutine dalla dieta, prima di aver eseguito tutti gli accertamenti del caso per vedere se stiamo meglio, per vedere se abbiamo meno mal di pancia, eccetera, non ha nessun valore diagnostico e complica l'iter per confermare o escludere la diagnosi di celiachia. Abbiamo visto quali sono i test da fare. Tutto ciò che deve essere vietato, tutto ciò che contiene glutine, frumento, orzo, segale, bulgur, farro, cammuto, sedano, sorgo, spezie e triticale, ma possiamo utilizzare sostituendoli con riso, mais, miglio, lupino, grano, saraceno, amaranto, quinoa e pepe. Ma soprattutto, come diceva il dottor Alfaro, dobbiamo preferire alimenti naturalmente privi di glutine, quindi appunto il riso, le patate, piuttosto che alimenti deglutinati, oppure gli alimenti sostitutivi, come per esempio tutti quelli industrializzati. Perché? Perché per renderli più palatabili, quindi più buoni, vengono aggiunti in zuccheri e in grassi. E ci sono studi proprio che dimostrano che nel corso del tempo persone che hanno fatto una dieta senza glutine, quindi celiaci, dopo 10 anni hanno avuto un'insorgenza maggiore di patologie cardiovascolari, proprio per l'alto contenuto di grassi contenuti all'interno di questi cibi. Da evitare ovviamente tutti gli alimenti dove è nascosto il glutine, quindi tutti gli alimenti impanati, i bastoncini di pesce, tutti quelli che miscelati con pan grattato, cucinati in salse e sughi addensati con farine varie, piatti pronti a base di forma, tutti gli impanati. Alla fine, ma attenzione anche alle minestre e ai minestroni che contengono come addensanti anche glutine. Oppure, per esempio, la frutta disidratata, per esempio i fichi secchi contengono glutine. Ma l'avena, a questo punto, c'è un punto interrogativo, perché effettivamente contiene delle piccole quantità di peptidi tossici del glutine, ma sembra che può essere utilizzata dalla maggior parte dei pazienti celiaci. Però non è facilmente riconoscibile un paziente sensibile anche all'avena. È ancora più difficile trovare farina di avena pura, non contaminata, perché generalmente i silos nei quali vengono stivate, diciamo, le farine sono gli stessi, quindi è difficile trovare farina di avena pura, non contaminata, quindi generalmente si tende a sconsigliare l'avena pazienti celiaci. Per quanto riguarda i divertiboli del colon, abbiamo detto l'80% sono asintomatici, altri presentano la malattia diverticolare sintomatica, ma alcuni possono sviluppare sintomi simili alla sindrome del colon irritabile. Allora, per i pazienti con i divertiboli del colon non bisogna fare delle restrizioni dietetiche particolari, ma bisogna preferire un'alimentazione con pochi alimenti di origine animale ricca di fibra, e quindi si ha un minore rischio di sviluppare diverticoliti, ma inoltre
carne rossa, soprattutto lavorata, può predisporre maggiore rischio di diverticolite, quindi limitiamo quanto più possibile salumi e insaccati. Un altro punto, noci, mais, alimenti ricchi in semi. Finora era stato sconsigliato di consumare alimenti contenenti noci, mais e semini, però uno studio sul condotto stretto su 50.000 persone ha dimostrato che non c'è il rischio, diciamo, nell'utilizzare questi alimenti, ma soprattutto c'è un'azione protettiva su tali alimenti. Per quanto riguarda il collo irritabile, non c'è un specifico marchio biologico, quindi semplicemente su quanto riferito si fa diagnosi, il medico fa diagnosi, e sappiamo che i cibi fritti vengono poco tollerati dai pazienti. I grassi stimolano l'attività motoria intestinale e i carboidrati che non vengono assorbiti lentamente determinano fermentazione da parte del microbiota a livello intestinale con produzione di gas che richiama acqua, con distensione dell'intestino, quindi delle aze, con stimolazione del sistema nervoso enterico e ipersensibile, provocando quelli che sono i disturbi addominali. I carboidrati maggiormente fermentabili sono gli oligosaccaridi, i polisaccaridi e i disaccaridi, monosaccaridi e polioli, che possono indurre o addirittura aggravare i sintomi dell'intestino irritabile e quindi una loro restrizione dietetica può migliorare tutta la sintomatologia. Per quanto riguarda questa patologia abbiamo tre step di intervento. Le normali attenzioni dietetiche che tutti quanti possono attuare, quindi mangiare senza fretta, masticando bene tutti e tre pasti in abbondanza, non distanziati tra loro eccessivamente ed evitando di coricarsi subito dopo cena. Una corretta idratazione, caffè, tè non più di 2-3 e limitare l'utilizzo alcol e bevande gassate. Se ciò non dovesse bastare, passiamo alle indicazioni di primo livello che vengono utilizzate dagli addetti ai lavori, andando a riequilibrare l'assunzione di fibre giornaliere, preferendo fibre solubili a quelle insolubili, limitare l'assunzione degli alimenti resistenti alla digestione, evitare le fritture, limitare la frutta a 2-3 pezzi al giorno, evitare i dolcificanti e andare a valutare se effettivamente c'è un deficit di lattasi con un break test al lattosio. Se nemmeno ciò dovesse bastare, si passa alle indicazioni dietetiche di terzo e di secondo livello con una dieta a basso contenuto dei FODMAP, che sono quelli zuccheri di cui abbiamo parlato prima. C'è da precisare che non è una dieta di esclusione, ma semplicemente di sostituzione. Prevede tre fasi: nella prima si riduce fortemente i FODMAP, che dura 3-6 settimane, nella seconda si reintroducono gradualmente i singoli alimenti contenenti FODMAP per valutare la soglia individuale del paziente di tolleranza, e questa fase può variare. Mentre nella terza fase, quella dell'alimentazione, si stila un'alimentazione personalizzata in base alla tolleranza valutata nella fase precedente. Qui abbiamo tutto ciò che è consigliato nella fase FODMAP, quindi banane, tintini, pompe, uova, ma vediamo tutto ciò che dovrebbe essere evitato, come mele, pere, pesche, angurie,